Buonasera. Ah, questa cosa di stare in mezzo. Sì. 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 Secondo me, però, senza che mi mettiamo così. Come stanno? Così come stanno? Perché se stanno... Che c'è? Non ti ha No!
Che fa di merenda? Ah, caro, quella storia era di Diego. Sei capace, non fa così. Quella che abbiamo fatto. Ora ti puoi sedere. Che fai? Sto bevendo. Hai mangiato qualcosa? Giosava, Dino sta a lavorare. Sì, però Emanuele, Emanuele! Vieni qua! Aspettate un attimo! Opa! No, non mi ha preso. Ma non lo preso, niente. No, qua non si usa lei. Non si usa. Tutto incorporato. Si sente, si sente. Salutate bambini, salutate. Allora, siamo alla conclusione di questo progetto che riguarda la ludoteca comunale. Questo progetto chiamato Mirù. E veramente sono emozionato ed entusiasta per questi capolavori che hanno fatto questi piccoli artisti, così li voglio definire. Io da parte mia colgo l'occasione per ringraziare soprattutto le due insegnanti che in questi mesi hanno dimostrato veramente la loro capacità e attinenza al lavoro. Nonché voglio ringraziare tutta la giunta per l'impegno che ha dato a questo progetto. E sperando che in un prossimo futuro si possa ripetere e fare qualcosa ancora di più eclatante. Grazie di nuovo a tutti. E adesso passiamo a fare due domande semplici alle due insegnanti di questo periodo della ludoteca. Ad Imma chiediamo cosa rimarrà nel cuore dopo questa bella esperienza a contatto con i bambini, cosa le resterà come ricordo principale? Buonasera a tutti, grazie Angela. Allora, è un'emozione grandissima, un'esperienza bellissima e mi resterà un po' di tristezza perché purtroppo è finita, ma comunque ringrazio sia il sindaco Rino Bucci sia l'assessore Damario per avermi dato questa opportunità e niente, sono emozionata, quindi non so cosa dire. E dopo questo momento di emozione a Giosanna invece chiediamo se ha potuto rilevare che questa esperienza di proprio di frequenza, di ludoteca, contatto con i bambini hanno ottengono poi una maturità durante questo percorso, questa esperienza. Certo, allora buonasera a tutti. Sì, ho notato una differenza durante il percorso, nel senso che i bambini inizialmente
erano anche un po' spaventati nel muoversi, nel socializzare. Poi piano piano con il tempo ho notato proprio che hanno imparato a lavorare insieme e soprattutto ad aiutarsi, e adesso basta vederli insieme che si organizzano da soli senza il nostro aiuto. Quindi questo è un traguardo molto importante, perché hanno imparato ad essere autonomi nel socializzare tra loro, anche con fasce di età diverse. Quindi questo è bello, perché abbiamo visto i bambini sereni, all'inizio un po' titubanti, però piano piano, sì, con il lavoro sono riusciti a interagire bene. Grazie. Se vuole aggiungere qualcosa all'assessore Damario, io posso solo aggiungere che la nostra amministrazione, da quando siamo subentrati, ha dato molta attenzione ai bambini in ogni settore, a livello di artisti, di pittura, di lettura ad alta voce. C'è stata un'attenzione che forse mai in precedenza, senza voler dire nulla rispetto alle amministrazioni precedenti, però si è dato un'attenzione molto molto di spessore, più che a te, di qualità e di crescita. E tutte le attività svolte sinora lo dimostrano. Aggiunge qualcosa l'assessore? Buonasera. Io volevo solo aggiungere che è stata una sfida per quanto riguarda i progetti, creare questo progetto per la ludoteca a costo zero per l'amministrazione comunale, in quanto abbiamo sfruttato le persone, le figure del servizio civile per aprire questa ludoteca. Sono soddisfatta, sono entusiasta di tutto il percorso che è stato fatto, e in più spero che a settembre ricominciamo con un nuovo gruppo. Ok, grazie. Allora, volevo dare solo una comunicazione, ma non ripeto. Martedì a mezzogiorno ci vediamo in comune, perché ci facciamo un brindisi di saluto e poi incontrare lì. Non so mai che possa continuare con la carta sfida e saremo di nuovo insieme. Non fa piacere. Ok. Siamo in presenza con alcuni genitori dei bambini frequentanti il periodo della ludoteca, e chiediamo quale esperienza hanno tratto dalla frequenza dei loro bambini quotidianamente presso la nostra ludoteca. Beh, sinceramente io non pensavo che Vito aveva questa abilità nel disegnare e nell'interpretare un quadro importante. Sono rimasta molto contenta. Invece io mia figlia l'ho scoperta cuoca, perché effettivamente cucinando qui alla ludoteca lei ha avuto modo di sperimentare la manualità e anche la creazione di un dolce. Dal niente, perché effettivamente hanno utilizzato le materie prime fino al prodotto finito, e quindi è stata sicuramente una cosa bella e una bellissima esperienza che ha fatto piacere anche a me. In effetti, come abbiamo potuto notare, non si è trattato solo di pittura, ma anche di cucina, di manualità di vario genere, però ricordiamo che è stato a costo zero per i genitori. Di questi tempi trovare ludoteca a costo zero è veramente difficile, quindi un aiuto anche per le famiglie, oltre che un momento di formazione. Ci troviamo di fronte qui tutti i bambini che hanno frequentato, una parte dei bambini che hanno frequentato la ludoteca. Li vogliamo dire i nostri nomi, così ce li ricordiamo. Lui è? Nicolò. Ginevra. Sara. Vito. Evan. Emanuela. Gigi. Irene. Giulia. Diego. E tu? Nicole. Ecco. Chi mi vuol dire che cosa gli è piaciuto di più nel frequentare la ludoteca? Cucina, disegno, qual è l'attività che ti è piaciuta di più fare? Mi è piaciuto tanto cucinare. Perché? Perché mi divertivo nel pasticciare le mani. E senti un po', le maestre come sono state? Brave. Brave? Le facciamo tornare? Sì. E qual è l'altra cosa che ti è piaciuto fare in ludoteca? Giocare con la plastichina. Con la plastichina. E incontrare i propri amici al pomeriggio, vi è piaciuto? Sì. E a te cosa è piaciuto? Giocare con i bimbi? Molto?
E tu cosa ricordi? Quando abbiamo fatto i dolci. I dolci, quindi come vediamo hanno apprezzato un po' di tutto. Sicuro sicuro che le maestre sono state brave brave? Allora facciamo un applauso a tutte e due le maestre, in mezzo Sanna, brave! Grazie.